Hey Franz, che bello rivederti. Potevi prendere una casa a pian terreno, però. Potevi prendere l'ascensore. Io in quell'ammasso di ruggine non ci entro, sembra che sta per cadere a pezzi. Nemmeno tu scherzi. Forza, entra, amico mio, dai. Franz, voglio ringraziarti. Mi stai facendo un grande favore a prenderti cura della casa. Ma si può sapere dove vai? Ah, fuori in barca un paio di giorni. E dove? Ah, un po' qui, un po' là. Butterò l'ancora dove mi aggrada. E con chi butti l'ancora? Guarda, sarò di ritorno fra un paio di giorni. Tu rilassati, va bene? Goditi la tranquillità e la pace del posto. Ci proverò. Anche se ho un sacco di lavoro da fare, sai, sto scrivendo un nuovo romanzo. Ah. Un omicidio misterioso. Allora scrivi ancora. Sì. Hai fatto tanti sacrifici per diventare uno scrittore. E sei bravo. L'ultimo titolo era un capolavoro. Libera le aquile. Libero dalle aquile. Sì, proprio quello, insomma. Senti, io devo scappare ora. Tu hai tanto lavoro da fare. Conosci la casa, quindi serviti pure, ok? Ma senza esagerare. Riposati. Riposati e fai il bravo. Mentre giacevano insieme, Carmine si guardò intorno e le sussurrò: «Hai mai visto qualcosa che potrebbe non essere reale?» E invece... Sì, sì, lo so.
ho smesso di prendere le pillole. Perché? Perché mi stanno annebbiando il cervello. Sì, non riesco a sentire più niente, non riesco a capire più niente. Ho solo voglia di bere. Forse. Ma secondo me potrebbe essere utile. E ho lasciato l'ospedale perché adesso so di stare meglio. Mi sento meglio. Voglio prendere in mano la mia vita. Ma se chiama l'ospedale, tu digli che sono in ritiro spirituale o qualcosa del genere. Va bene. Grazie. Ci sentiamo presto. Ciao. Accidenti, Franz. Mi hai fatto venire un colpo. Che ci fai qui? Non dovresti prenderti cura della casa. Tu che ci fai qui? Avevi detto che stavi via 2 giorni, non sei stato via neanche una notte. Sì, ma sai com'è. Quando il lavoro chiama, il piacere può attendere. Sì. Cos'è? Hai bevuto?
Solo un po', solo un po'. Un po'. Non sai benissimo che non dovresti, soprattutto per via delle medicine. Dai, smettila, amico marinaio. Senti, perché non torni a casa? Torna alla tua scrittura, no? Avevi detto che dovevi stare via 2 giorni. Non sei stato via nemmeno una notte, sarai libero. Avrai un po' di tempo per stare con me, no? Sì, ma... Ma cosa? Cosa? Qual è il problema? No, certamente allora... che no. No, Franz. Senti, non credo che sia una buona idea. Avevi detto che dovevamo rilassarci? Rilassiamoci. Senti, o ne prendi uno o le bevo entrambe io, eh? Vaffanculo. Bene. Bene, va bene, vai un altro, vai. Dai. Hai un'altra? Questa è quella giusta? Dai. Bene. Guarda qua. Ne vuoi un po'? Che cazzo è? È la roba migliore che abbia mai venduto. Ma dove l'hai presa? Dal mio fornitore, in Tunisia. Allora è con questo che ho gettato l'ancora. Come uno spacciatore in mezzo al mare. Fino non ti ci devi mettere in questi affari di merda. Che cazzo dici? Cosa pensavi che facessi, eh? Come pensi che possa permettermi tutto questo? La barca, la casa. Non tutti hanno le spalle coperte. Ma vaffanculo! Sto solo dicendo che alcuni sono fortunati, altri invece si devono sporcare le mani. Di sangue però. Ma che cazzo dici? Ti ho visto ieri, cosa stavi facendo in barca, Pino? Ma di che stai parlando? Te l'ho detto che cosa ho fatto. Pino, io ho visto che tu buttavi qualcosa in acqua. Cosa hai buttato in acqua? Chi hai buttato in mare, Pino? Tu sei impazzito! Non mi chiamare pazzo! Oh.